fa ingresso il Presidente della Repubblica. Ha inizio la cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile. Prende la parola la senatrice avvocato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della Repubblica. Buonasera a tutti. Signor Presidente della Repubblica, è con grande emozione che le rivolgo, anche a nome del Presidente della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Corte Costituzionale e delle autorità civili e militari presenti, più sinceri auguri per le imminenti festività natalizie. L'emozione odierna ha tante matrici. Vi è innanzitutto il significato del ritrovarsi in presenza per il consueto scambio di auguri con le alte cariche, recuperando una tradizione istituzionale interrotta lo scorso anno a causa della pandemia, che conferma oggi la sua forte valenza simbolica ed identitaria. In una fase delicata di transizione sanitaria, economica e sociale del Paese, penso di interpretare un sentimento condiviso, rivolgendole il più sincero ringraziamento per l'autorevolezza, la saggezza e l'equilibrio che hanno sempre ispirato il suo operato e che l'hanno vista fedele ed attento interprete del ruolo di garanzia della Costituzione. Lo scenario che ci troviamo oggi di fronte è profondamente cambiato. Per l'andamento dell'emergenza pandemica, per la situazione economica generale ed anche per il contesto internazionale in cui si inserisce l'azione del nostro Paese. Parto dai primi due aspetti e dall'evoluzione della crisi che ci vede affrontare la fase di ripresa e insieme combattere con le recrudescenze nella diffusione del virus. Alla fine di un anno di perduranti vulnerabilità, dobbiamo essere orgogliosi della nostra risposta alla pandemia. Abbiamo dimostrato responsabilità nel contenere il contagio e incisività nell'investire con coraggio e determinazione sulla ripartenza. Purtroppo ci stiamo confrontando con una crisi lunga, logorante, segnata da tante incognite e da un andamento ad intermittenza. In questa fase di assestamento molto delicata, le istituzioni hanno una cresciuta responsabilità nei confronti dei cittadini. Tanti sono i bisogni e le istanze da tutelare, ma due sono le questioni prioritarie su cui concentrare il nostro intervento. Da un lato, il superamento di una situazione emergenziale che ormai si protrae da quasi due anni. Dall'altro, la stabilizzazione del percorso di crescita economica e la definizione del modello di sviluppo del post-Covid-19. Entrambe le priorità trovano nella campagna vaccinale la prima risposta. Tante sono le battaglie vinte nel corso del 2021 grazie alla diffusione dei vaccini. L'Italia si è affermata a livello internazionale come un modello virtuoso di gestione della pandemia. Negli ultimi mesi, non per casualità, ma per le scelte fatte, siamo riusciti a contenere il contagio e a difendere le attività economiche, sociali e culturali meglio di altri paesi europei. Decisivo è stato il comportamento dei cittadini. Gli italiani hanno dimostrato una grande consapevolezza, animati dal forte senso di appartenenza ad una comunità che lotta insieme sotto l'egida del tricolore. Lo confermano i dati delle ultime settimane sulla somministrazione di prime e terze dosi. Sono dati eloquenti,
perché la pandemia può essere affrontata solo facendo tesoro degli strumenti che oggi ci consentono di superare la dipendenza dal virus. Esemplare è stato il lavoro incessante di tanti medici e operatori sanitari che hanno continuato a combattere al nostro fianco, mettendo competenze ed etica professionale davanti a tutto. E determinante è stato il ruolo delle autonomie territoriali. Penso all'impegno personale di tanti sindaci che sono stati in prima linea in un rapporto di vera prossimità con i cittadini nel risolvere con pragmatismo le tante fragilità alimentate dalla crisi. Penso alla capacità dimostrata dalle regioni di superare le divisioni e le differenze esistenti per costruire una rete di contenimento omogenea ed efficace. Penso anche al contributo essenziale delle forze armate e delle forze dell'ordine, che hanno dato una grande prova di coraggio nel sostenere e accompagnare la corsa collettiva contro il virus. A tutti loro rinnoviamo il nostro più sincero ringraziamento. Evidentemente, non siamo ancora fuori dal guado. Tante sono le battaglie da affrontare, la guerra non è finita. Per vincere una pandemia di portata globale dovremo agire anche sul fronte internazionale, investendo sull'universalità della campagna vaccinale per combattere e prevenire la diffusione delle varianti. Perché dalla pandemia o si esce tutti insieme o non se ne esce. Oltre ai vaccini, la seconda risposta alle priorità del Paese viene dalla strategia per la ripresa economica. Dopo il drammatico crollo del PIL che ha contraddistinto il 2020 e parte del 2021, nella seconda metà dell'anno stiamo registrando una forte spinta al rialzo dei principali dati macroeconomici che portano l'Italia ad una ripresa più veloce di quella di altri partner europei. Secondo gli esperti, non si tratterebbe di un rimbalzo temporaneo, ma di una tendenza strutturale sostenuta dall'incremento dei principali fattori di crescita, dai consumi alla domanda di servizi, fino agli investimenti e al lavoro. Lo conferma l'immediata reazione di alcune agenzie internazionali di rating che hanno promosso l'Italia per la solidità dei nostri trend economici. Una promozione confermata pochi giorni fa da un'autorevole rivista britannica. Se queste notizie ci inducono ad essere ottimisti, anche sul piano economico la cautela è d'ordine. I nostri imprenditori si stanno confrontando con l'impennata dei prezzi di energia e materie prime e con ritardi e interruzioni nelle forniture. Ciò che si ripercuote soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione. E poi rimangono ancora debolezze di sistema, tra cui la complessità del modello burocratico e la vischiosità dei meccanismi fiscali. È evidente che l'occasione per affrontare questi problemi è ora o mai più, nella cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ci sta impegnando su un pacchetto organico di riforme, investimenti pubblici e sostegno agli investimenti privati. Un'azione trasversale che va dalle infrastrutture alla transizione digitale ed ecologica, dal rilancio delle imprese alla ricerca e all'università. Semplificare. Semplificare e ancora semplificare è l'obiettivo centrale delle riforme per fare dell'Italia un sistema competitivo a forte capacità attrattiva. Sugli investimenti essenziale è la sinergia con regioni ed enti locali per il superamento del divario tra nord e sud. Su tutto il tempo sarà un fattore determinante. Abbiamo una chiara tabella di marcia, ritardi o rallentamenti non sono ammessi e il Parlamento dovrà essere il principale garante di questi impegni. Le Camere, che dovranno approvare circa l'80% dei provvedimenti previsti dal PNRR, stanno già dimostrando grande rigore e serietà nel rispetto delle scadenze
E questo conferma che la centralità del Parlamento, cuore pulsante della democrazia, non è un ostacolo alla rapidità e all'efficienza delle decisioni. Garantisce un reale confronto pluralistico senza compromettere le esigenze di certezza dei tempi. Come avviene ogni giorno anche di fronte a provvedimenti con migliaia di emendamenti che richiedono un importante lavoro di mediazione tra le parti politiche, sempre in un costante dialogo con il governo. Quanto allo scenario internazionale, l'Italia ha dimostrato una rinnovata capacità di leadership nei grandi appuntamenti che l'hanno vista protagonista, come nella presidenza del G20, laddove ha svolto un ruolo di primo piano nel rilancio del multilateralismo e nel consolidamento dei legami transatlantici. Penso anche al trattato tra la Repubblica Italiana e quello francese per una cooperazione bilaterale rafforzata destinata ad assumere una valenza strategica anche nella cornice multilaterale dell'Unione Europea. Penso poi agli impegni assunti dalla COP26 nell'ambito del Patto sul Clima, un dibattito che a livello nazionale sta impegnando il Parlamento nella revisione dell'articolo 9 della Costituzione sulla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, ormai in una fase avanzata del suo iter, perché l'ambiente è un bene tanto più prezioso in una realtà come quella della nostra penisola che si confronta ogni giorno con le fragilità strutturali del proprio territorio e che deve orientare l'azione pubblica alla logica della prevenzione rispetto al dissesto idrogeologico. Le tante calamità registrate anche nel corso del 2021 testimoniano che è necessario un cambio di paradigma. Ce lo chiedono i cittadini che ancora oggi, a distanza di anni o decenni, si confrontano con le drammatiche conseguenze di eventi calamitosi del passato. Ce lo chiede anche la realtà di un'economia nazionale a forte vocazione turistica che trova nell'ambiente e nel paesaggio una delle proprie materie prime più preziose. Oltre a quella ambientale, vi è però un'altra sfida, altrettanto globale ed ambiziosa, che vorrei richiamare. Abbiamo celebrato, pochi giorni fa, la prima giornata nazionale dello spazio, un'importante occasione per diffondere consapevolezza sulle tante potenzialità e sui possibili apporti di un settore che è destinato ad influenzare le traiettorie dell'economia globale e quindi gli scenari strategici internazionali. Lo spazio sarà la quinta rivoluzione industriale della storia contemporanea, offrirà risposte a molti dei problemi che oggi sono sul tavolo, anche quelli che si scontrano con limiti fisici e materiali apparentemente insuperabili. Sulle questioni sociali vorrei soffermarmi su un tema a me particolarmente caro. Parlo delle violenze di genere. Anche il 2021 è stato un anno drammaticamente da record. Le statistiche parlano di un femminicidio ogni 72 ore, di 89 reati di genere al giorno, nella maggior parte dei casi perpetrati tra le mura domestiche. Un vero martirio che interroga le nostre coscienze. Sicuramente è prioritario intervenire sui fattori economici, sulle disuguaglianze ancora esistenti, come evidenzia la legge sulla parità salariale uomo-donna. Ma non può essere sottovalutato il tema culturale, che invoca invece l'azione sinergica delle istituzioni rappresentative e dei corpi intermedi, intervenendo sulla filiera formativa in tutte le dimensioni ove si realizza la persona umana. Un altro tema socialmente scottante che richiede risposte è poi quello dei nuovi poveri, che nel 2020, a causa della crisi pandemica, sono aumentati del 21,9%, colpendo soprattutto le fasce attive della popolazione. Infine, va sicuramente sottolineato il ruolo del volontariato, un esercito silenzioso che allo straordinario valore umano e sociale della propria attività aggiunge un valore economico quasi impensabile, pari al 5% del PIL. Grazie a tutti i nostri volontari per il loro importante contributo. Mi accingo alle conclusioni.
Ci aspetta nei prossimi giorni in Parlamento un lavoro importante nell'esame dei tanti provvedimenti prioritari da approvare entro la fine dell'anno. Alcuni di questi sono legati al completamento dei 51 traguardi ed obiettivi che l'Italia deve raggiungere per incassare la prima rata di 24 miliardi del PNRR, dopo l'anticipo ricevuto ad agosto. E poi a gennaio ci attenderà anche la riforma dei regolamenti conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari. L'auspicio è che queste prove possano consolidare quello spirito di coesione che è oggi più che mai essenziale per affrontare con reale unità di intenti le tante sfide istituzionali, politiche, economiche e sociali del 2022. Signor Presidente, sono certa che il suo autorevole esempio sarà per tutti noi fonte di ispirazione e guida per affrontare con responsabilità e determinazione queste sfide. Con l'auspicio che il Santo Natale possa essere per tutti noi e per il Paese l'occasione per insaldare il percorso di rinascita e coltivare la prospettiva della speranza, rinnovo a lei e a tutti i presenti i migliori auguri. Vi ringrazio. Prende la parola il Presidente della Repubblica. Rivolgo il saluto più cordiale al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Corte Costituzionale, a tutti i presenti. Ringrazio il Presidente del Senato per le sue parole e per gli auguri che ricambio ed esprimo intensamente per tutti, per il Natale e il nuovo anno. Quello che sta per concludersi è stato un anno di lavoro intenso, come auspicato al termine del 2020, con priorità chiare: la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del Paese. Credo che possiamo trarne un bilancio complessivamente positivo, per aver alzato la protezione dei cittadini di fronte alla minaccia del virus e per aver rimesso in moto la società. È stato il frutto di scelte coraggiose, dei progressi della scienza, di comportamenti coscienziosi, di senso civico diffuso e la risultante di una convergenza tra le istituzioni e i cittadini. La pandemia segna ancora il nostro tempo. Ha provocato dolore, sofferenze, nuove povertà, ma abbiamo visto risposte solidali. Sono emersi talenti e qualità inespresse. Si sono accelerati processi innovativi. Siamo stati spinti a correggere con misure efficaci l'inerzia delle dinamiche economiche e sociali innescate dalla crisi. Siamo ancora chiamati alla prudenza e alla responsabilità. Ci siamo dotati, tuttavia, di strumenti adeguati per combattere il virus. Non ci sentiamo più in balia degli eventi. Pensando all'anno trascorso, viene spontaneo riflettere su quel che può apparire un paradosso: cercare di riconquistare la normalità delle nostre vite, sapendo che siamo nel mezzo di trasformazioni epocali che stanno cambiando il lavoro, le abitudini, le relazioni, oltre alle priorità dell'agenda pubblica. La normalità che ad oggi siamo riusciti a riconquistare, circondata da cautele e da misure di vigilanza sanitaria, è già diversa da quella che conoscevamo. La normalità che perseguiamo non sarà comunque il ritorno al mondo di prima. Adesso la sfida è la ripartenza, che per essere efficace deve vederci capaci di profondi cambiamenti, mutare i nostri stili di vita, dare allo sviluppo una forte qualità ambientale, fare della transizione digitale
una leva per migliorare processi produttivi e al tempo stesso per migliorare la vita delle persone e delle comunità. La ricostruzione sviluppata in questo anno ha difatti come obiettivo quello di fornire risposte nuove a problemi spesso trascurati e che hanno assunto caratteristiche inedite. La pandemia ha posto in luce questioni che riguardano i modelli sociali, il rapporto con l'ambiente, il rispetto dei diritti delle persone e della convivenza, una più equa distribuzione delle opportunità. Si tratta di temi cresciuti nella sensibilità comune anche in ragione dell'impegno per sconfiggere il virus. Nel Paese sono emerse risorse, capacità, energie che hanno consentito di affrontare uno dei passaggi più pericolosi e difficili degli ultimi decenni. Abbiamo adottato misure rigorose non appena abbiamo avvertito la pericolosità del virus, quando l'Italia era tra i paesi più colpiti al mondo. Desidero ancora una volta esprimere grande riconoscenza ai nostri medici, agli infermieri, a tutti gli operatori del sistema della sanità che continuano a prodigarsi con abnegazione per curare i malati, per salvare vite. È stata potenziata la sanità pubblica e alla professionalità di medici e operatori si è unita la passione civile, il senso di umanità, la solidarietà, la capacità organizzativa che ha visto l'impegno delle donne e degli uomini delle forze armate, dei corpi di polizia, della protezione civile, di tanti volontari in ogni angolo del Paese. La ricerca e la scienza hanno conquistato risultati straordinari in poco tempo, grazie a una collaborazione internazionale che ha superato limiti e barriere. Un comune, storico impegno. I vaccini sono stati la migliore arma di difesa e gli italiani hanno risposto con maturità. Anche la macchina organizzativa dello Stato e delle regioni si è mostrata all'altezza. Grazie all'alto numero di vaccinazioni ci troviamo oggi in condizioni migliori di altre aree d'Europa. Dobbiamo continuare senza incertezza su questa strada, così ci potremo assicurare la più alta protezione possibile. La risposta corale degli italiani è stata favorita dagli interventi di sostegno a favore delle fasce più deboli e dei settori maggiormente colpiti dalla frenata delle attività economiche e sociali. L'apertura di un ciclo di politiche espansive si è resa possibile grazie a una coraggiosa e opportuna svolta di cui l'Unione Europea si è fatta protagonista. Non sono stati ripetuti gli errori compiuti nelle precedenti crisi globali. L'Europa ha messo in campo risorse finanziarie ingenti e ha sospeso quei vincoli che avrebbero avuto pesanti effetti regressivi. L'obiettivo è sostenere una crescita capace di promuovere uno sviluppo con forti caratteri innovativi nel continente e che lo spinga all'avanguardia per sostenibilità ambientale, per capacità tecnologiche e digitali, per equità sociale. I governi della Repubblica che si sono trovati a fronteggiare la pandemia hanno fornito un contributo importante a questa svolta europea. Ora abbiamo il compito di dare attuazione nei tempi previsti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in modo da cogliere queste opportunità storiche di innovazione e di crescita. Il successo dell'Italia per la quantità e qualità dei nostri progetti sarà condizione di successo per l'intera Europa. Questo resta comunque un tempo difficile, nell'alternarsi di speranze e di nuovi allarmi. Si impone un'esigenza di chiarezza e di lealtà come premesse indispensabili di una piena e comune assunzione di responsabilità di fronte ai rischi che tuttora sono davanti a noi. Abbiamo visto come la chiarezza di fronte alle asprezze della pandemia abbia spazzato via il tempo delle distrazioni. Questo mi è parso uno straordinario segno di maturità e di serietà. Rivolgendomi a voi, che rivestite le più alte responsabilità istituzionali e rappresentate
le forze politiche, economiche e sociali, mi sembra giusto rintracciare questo filo di speranza nella matassa intricata di questa stagione. Un filo che tiene insieme comportamenti virtuosi, gesti responsabili, disponibilità, generosità. La stagione della ricostruzione si presenta anche come stagione di doveri, doveri assunti anche spontaneamente dai nostri concittadini, che desidero ancora una volta ringraziare. Abbiamo compreso che la Repubblica è al tempo stesso istituzioni e comunità. La comunità ha bisogno delle sue istituzioni democratiche per difendere se stessa, per tradurre in realtà i propri valori, per aprirsi la strada verso il futuro. La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con la sostanziale ordinata adesione a quanto indicato nelle varie fasi dell'emergenza dai responsabili ai diversi livelli. Le poche eccezioni, alle quali è stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico, non scalfiscono in alcun modo l'esemplare condotta della quasi totalità degli italiani. Credo che si possa riconoscere come in Italia si sia affermata una sostanziale unità, unità di intenti di fronte alla pandemia e unità di sforzi per gettare le basi di un nuovo inizio. Il tempo dei costruttori si è realizzato in questa consapevolezza. Non era scontato. Voglio per questo esprimere un riconoscimento all'impegno delle forze politiche che hanno colto il senso dell'appello rivolto all'inizio dell'anno al Parlamento affinché nell'emergenza si sostenesse un governo per affrontare con efficacia la pandemia in atto e per mettere a punto progetti e programmi e riforme necessari per non dissipare la straordinaria opportunità del Next Generation. Aver saputo porre in secondo piano divisioni e distinzioni legittime, diversità programmatiche e sensibilità politiche e culturali per privilegiare un lavoro comune nell'interesse nazionale è stato molto importante. Questo atteggiamento costruttivo ha accomunato sovente maggioranza e opposizione. Ha funzionato il rapporto tra lo Stato e le Regioni, le quali, e rivolgo loro un ringraziamento, hanno collaborato attivamente e positivamente con i governi che si sono succeduti e le iniziali comprensibili frizioni e sovrapposizioni sono state progressivamente superate. Ha funzionato ed è stato elemento di forza del sistema il rapporto con i sindaci e con gli amministratori locali, punto di riferimento prezioso per la loro comunità e generosa avanguardia della Repubblica in ogni territorio. La stessa macchina pubblica tende a rafforzarsi con le amministrazioni proiettate verso il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi indicati nel Piano Nazionale. Certo, vi sono ancora ritardi e lacune da colmare, ma guardando a quanto fatto possiamo dire che siamo sulla buona strada e che ci sono le condizioni per rendere intenso anche l'impegno futuro. La Repubblica è l'insieme delle sue istituzioni, dei cittadini, delle forze sociali, dei corpi intermedi, del mondo del lavoro e delle imprese. L'opera ricostruttiva sarà il frutto dell'impegno di tutti. Non mancano i dati incoraggianti. Il tasso di crescita del PIL nazionale sarà tra i più alti tra i paesi dell'Unione. A questo si aggiunge un recupero di posti di lavoro, una ripresa dei ritmi produttivi e dei consumi, un apprezzabile miglioramento della fiducia delle famiglie e delle imprese. Segnali positivi, ma ancora fragili. Rintracciare il nesso che lega le cose buone che insieme sono state fatte, ognuno per la sua parte, non significa affatto ignorare i problemi che abbiamo davanti, le diseguaglianze che feriscono la nostra comunità. Basta pensare all'evasione fiscale, allo sfruttamento del lavoro precario, soprattutto delle donne e dei giovani, all'incuria verso troppi nostri territori, esposti a rischi sempre più frequenti di catastrofi naturali.
Accanto a questi preoccupano i dati demografici, il tasso di occupazione, fondamentale parametro di coesione sociale, resta ancora basso. Gli infortuni, anche mortali, sul lavoro continuano, scandalosamente gravi. Gli squilibri territoriali, se non affrontati con interventi di struttura, rischiano di condizionare e frenare i progetti messi in cantiere. Anche sullo scenario globale gravano incertezze. Ci sono fattori di rischio che possono pesare sulla nostra economia e sulle politiche di bilancio. Si pensi al costo dell'energia e di alcune materie prime necessarie alle nostre manifatture, alla difficoltà manifestatasi nel campo della logistica a supporto delle catene produttive. E il moltiplicarsi di focolai di tensione alle porte dell'Unione Europea e l'assenza di governo europeo dell'immigrazione sono motivo di grande preoccupazione e le conseguenze, spesso drammatiche, che ne derivano per un grande numero di persone sono allarmanti. Proprio la pandemia ha reso evidente a tutti cosa significhi l'interdipendenza. Non si potrà più tornare indietro da questa consapevolezza. La lotta al virus o è globale o non esiste. Anche l'obiettivo di un nuovo modello di sviluppo sostenibile sul piano ambientale e sociale sarà possibile soltanto con la cooperazione dei paesi e delle istituzioni internazionali. Il G20, che l'Italia ha avuto l'onore di presiedere con successo quest'anno, ha compiuto passi in avanti nell'assunzione di questa responsabilità. Il nostro governo è stato molto attivo per dare un indirizzo positivo alla multilateralità, condizione ineliminabile del governo globale. L'Europa resta una realtà imprescindibile per l'Italia. L'Unione Europea è il nostro primo ambito d'azione e per questo siamo impegnati a potenziarne le istituzioni e le politiche a favore delle imprese, delle società, dei cittadini. Abbiamo contribuito a un nuovo corso dell'Europa. Adesso vogliamo che non si torni indietro e che si proceda su questa strada, a partire dalla conferenza sul futuro dell'Europa. Ho sottolineato soprattutto le ragioni che inducono alla speranza, perché troppo spesso preferiamo soffermarci soltanto sui nostri limiti, su ciò che divide o sulle lacune. Non vanno né ignorate né sottaciute, ma limitandosi a questo si rischia di cedere alla tentazione della rassegnazione, tarlo pericoloso che blocca il Paese, che consuma il futuro, soprattutto dei giovani. L'Italia è un grande Paese e gli italiani sono un grande popolo. Dobbiamo aver fiducia nelle nostre possibilità. Il premio Nobel assegnato a Giorgio Parisi è certamente il frutto della sua intelligenza e del suo lavoro di scienziato, ma quel premio costituisce anche un riconoscimento alla nostra università e alle qualità della nostra ricerca. Questo ci rende orgogliosi e ci incoraggia a guardare avanti. Del resto, una delle caratteristiche della nostra gente si manifesta quando le condizioni sono difficili. Quello è il momento in cui riusciamo a esprimere il meglio di noi, a ritrovare la fiducia smarrita. Non rinunciamo alle differenze e alle diversità, ma sappiamo essere uniti sulle grandi scelte quando le circostanze della vita lo richiedono. L'augurio che rivolgo a voi e al nostro amato Paese per il futuro è che lo spirito costruttivo e collaborativo, reciprocamente rispettoso, possa divenire un tratto stabile dei rapporti istituzionali. È questo lo spirito che ha costruito la Repubblica, che ne alimenta la vita, che rafforza tutte le istituzioni, che conferisce autorevolezza e che alimenta la fiducia nell'Italia. Auguri. Grazie.